Ciao ragazzi, sono Claudio Riotti, redattore e tester di beachlife.it. Se non conoscete la nostra piattaforma editoriale, sotto trovate il link in descrizione per andare sul nostro sito. Sono in cima al Monte Chiusarella nel Campo dei Fiori di Varese e dietro di me la Pedroni Mate, una mountain bike made in Italy. Andiamo a scoprirla. Ebbene sì, siamo veramente orgogliosi di presentare sul nostro canale YouTube, e poi anche troverete il test sempre sotto linkato in descrizione, un mezzo fatto a mano in Italia. Pedroni Race è l'azienda, questa è la Mate, è un mezzo concepito per l'enduro racing e comunque per aprire veramente il gas in discesa. Adesso andremo a vedere un po' la componentistica, il montaggio, le geometrie e poi naturalmente vi dirò come va in tutti gli ambiti, ma soprattutto in quello dove la pendenza è negativa. Pedroni Mate Team è una mountain bike con 170 mm di escursione su entrambe le ruote da 29 pollici. È tuttavia disponibile su richiesta anche una versione mullet, specialmente sulle taglie S ed M, quindi con ruota posteriore da 27,5. Il triangolo anteriore in fibra di carbonio è realizzato a mano a Reggio Emilia, dove i tecnici Pedroni pongono la massima cura nella laminazione dei fogli di fibra all'interno degli stampi realizzati al CNC. Il carro in alluminio punta a robustezza e manutenzione ridotta, è anch'esso realizzato sempre a mano ed è disponibile a breve una versione nuova, quindi questo che vedete nelle foto è il carro 2022, arriverà il carro 2023 che sarà ovviamente più performante. Una particolarità, la verniciatura può essere personalizzata su richiesta così da rendere la propria Pedroni Mate unica nel suo genere. Il cinematismo del carro posteriore è definito Mate XP ed è un sistema progettato da Michele Pedroni che vede la sensibilità e la progressività come caratteristiche principali. Questo per offrire maggiore grip alla ruota nelle situazioni tipiche dell'enduro, ma anche una integrità strutturale al sistema stesso. Per quanto riguarda le geometrie, abbiamo un angolo di sterzo di 64,5, un angolo sella di 76 gradi, un carro da 439 mm su tutte le taglie. Invece questa, che è una taglia M, ha un interasse da 1227 mm, un reach da 455 mm, uno stack da 623 mm e infine un tubo sella da 430 mm. Su questa taglia il reggisella di serie è da 150 mm. Per quanto riguarda le sospensioni, come montaggio di questo modello troviamo una EXT Era V2 da 170 mm e al posteriore troviamo un EXT Storia Lock V3 da 230x65 mm di lunghezza, che comunque garantisce 170 mm di escursione alla ruota. Bene, qua siamo sulla Express Mottarone, giornata fenomenale con terreno umido, cosa che in questo periodo è abbastanza strana, quindi condizioni perfette per testare la Mate, con anche qualche rilancino, terreni che cambiano sotto le ruote. Bellissimi questi passaggi in mezzo alle rocce, tra l'altro alcuni proprio belli stretti. Mamma mia, come si guida sta bici, ragazzi! Che bello improvvisare i doppiettini, veramente divertirsi nella guida. Wow, rilancio, ecco, questione rilancio, bisogna avere una bella gamba perché ovviamente è una bici race e bisogna riuscire a tenerla a un certo ritmo. Anche per quanto riguarda la pedalata, il discorso è riuscire a stare sempre con un bel ritmo
anche di cadenza abbastanza alto, e quindi ci vuole un po' di gamba naturalmente. Di certo è una bici da guidare bene sull'anteriore per darle grip. Ah, che bella questa parte. Ecco, nelle staccate la copertura posteriore non mi soddisfa molto, perché comunque queste Cryptotan non hanno un gran grip. Quello che mi piace molto è come sia intuitiva nei cambi di direzione, veramente molto bella, e al contempo anche stabile sullo scassato. Qui arriviamo su una traccia che non è pulitissima, ma è veramente molto bella. Dietro, tra l'altro, ecco qua, ho dovuto fare una correzione all'ultimo secondo, e dietro sembra di avere una 27 e mezzo, come da quanto è maneggevole nel retrotreno, veramente negli spostamenti. È molto molto divertente. Sui salti nessun problema, qua sono anche arrivato corto dietro, quindi mi spiace per la ruota posteriore, ma l'ammo incassa qualsiasi colpo. È veramente una bici spettacolare, con anche il road gap finale. Wow! Bene ragazzi, commento a caldo dopo aver appena finito questa discesa. Come avete visto, è un mezzo super reattivo, è un mezzo molto racing, però secondo me anche in mano a chi non è proprio col gas aperto può far veramente spostare i limiti molto più avanti. La Pedroni Mate presa nel suo insieme con anche le sospensioni è davvero reattiva, al contempo stabile, è divertente, permette davvero di mollare i freni e divertirsi su qualsiasi tipo di terreno. Poi ovviamente più è scassato, e anche questo è uno di quei mezzi che veramente più gli si chiede e più lei dà. Veramente è una cosa, è da provare. Ci saranno anche dei test in giro per l'Italia, comunque so che Pedroni organizzerà questi eventi, andateci se siete interessati a questa bici, perché vale la pena proprio di provarla per capire come lavora. Io quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, sono Claudio Riotti di bicilai.it, ripeto, trovate il test completo sotto in descrizione, con anche il peso, con tutte le specifiche, le geometrie scritte proprio in ogni dettaglio, e ovviamente maggiori considerazioni. Qua era per farvi capire che Pedroni ha creato un mezzo made in Italy che proprio può tenere alta, ma altissima, la bandiera italiana. Quindi ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo spero nei boschi, se mi vedete venite a salutarmi, e ovviamente usate anche la sezione dei commenti per dirci cosa ne pensate di questa bici, di questo video, e alla prossima ragazzi, ma sempre su due ruote e pedali. Ciao! Un po' di fango anche in bocca, e spero non troppo sulla lente della GoPro.